Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo periodo, in questi ultimi mesi, abbiamo visto come Cristiano Ronaldo sia stato abbastanza preso di mira, non solo dal punto di vista sportivo, per i mancati premi che tutti gli avremmo in qualche modo riconosciuti, non parlo tanto del Pallone d'Oro quanto di quelli precedenti, oltre al fatto che è stato preso di mira da giornali e da certi personaggi che per questioni di fama hanno in qualche modo tirato fuori i vecchi discorsi. Non del tutto, ecco, veritieri, almeno per come sono stati proposti e per come poi alla fine sono evoluti. Come sapete, in questi giorni ci sono nuove accuse nei confronti di Cristiano Ronaldo, dopo quella che è stata l'accusa principale di una certa Maiorga, non mi ricordo neanche il nome, credo che sia il cognome, relativo a un'accusa di stupro di un fatto risalente appunto 10 anni fa. Ripetendo brevemente quello che è successo. 10 anni fa, insomma, questo Cristiano Ronaldo ha avuto, dopo una serata in discoteca, evidentemente un rapporto sessuale, insomma, anche abbastanza spinto e molto di dietro, con questa Maiorga, che è una ragazza che era in realtà lì, in questo locale. Parliamo di un periodo in cui Cristiano Ronaldo frequentava molte donne, ecco, diciamo così, era molto più giovane adesso, non aveva avuto ancora la storia che ha avuto con Irina e Shayk, come si chiama, chiaramente non era con Giorgina, era un tempo ben prima anche che avesse lo stesso, credo, figlio. Chiaramente, infatti, in questi anni qua dovrebbe nascere anche questo figlio. Insomma, erano anni in cui Cristiano Ronaldo si dava la pazza gioia, che in realtà non c'erano di male. Insomma, alla fine credo che un personaggio del suo calibro, anche per insomma, la notorietà che ha, la fama che ha, è comunque un bel ragazzo. Insomma, è beato lui che aveva avuto certe esperienze che magari noi poveri cristi non avremo mai. Chiaramente, però, a distanza di anni è uscita questa accusa di stupro, che in realtà non è nuova, nel senso che per motivi che ancora sono a chiarire, le accuse e le informazioni stesse sono state in qualche modo sotterrate e non si capisce se ci sia di mezzo, anche se ha smentito chiaramente Real Madrid, appunto Real Madrid, come insomma il fatto che fosse Real fosse una specie di copertura di protezione nel giocatore, non perché effettivamente avesse commesso uno stupro Ronaldo, ma perché chiaramente mettere insieme la vita privata un po' così, un po' ambigua, ecco, diciamo così, di Cristiano Ronaldo in un ambiente come Real che sta sempre a guardare ogni minimo dettaglio, era scomodo e sicuramente non avrebbe favorito quello che è stato il trasferimento del secolo per quanto riguarda Real Madrid, perché al tempo, nel 2009, quando arrivò Ronaldo, era appunto il trasferimento più oneroso. Quindi chiaramente a livello di immagine, sapere che Ronaldo aveva in qualche modo, insomma, si era deliziato con questi discorsi qua. Sappiamo che gli scandali dal punto di vista sessuale, pur non essendo controlegge, quindi stupri e così via, destano sempre molto scompiglio. Pensate quando venne fuori appunto l'impari di Ryan Giggs, che aveva tradito la moglie con la moglie di un ex compagno, se non mi ricordo, ma comunque fu molto scandaloso quel discorso là, pur non essendo sostanzialmente una cosa di cui, insomma, dal punto di vista morale e etico, magari fare certe cose non è insomma il massimo, però quello che conta per me dal punto di vista legale, poi sono liberi di fare quello che vogliono. Chiaramente però il discorso sessuale, gli scandali sessuali, per un mondo che gira molto sull'immagine, sui soldi e così via, è abbastanza, c'è molta ipocrisia sotto questo punto di vista, ma sono abbastanza attenti su queste cose qua. Quindi qualcuno non aveva escluso il fatto che appunto per essere sotto l'ala protettrice della Madrid di Perez, Florentino Perez, ci fosse stato una specie di insabbiamento anche dal punto di vista mediatico. Non è stato in nessun modo confermato, perché ovviamente sarebbe un'accusa da parte nostra dire che c'è stato un insabbiamento. Però chiaramente questo qua va via dalla Real Madrid e tempo 2 mesi ritorna a questo discorso qua, con sta qua, che forse forte del fatto che c'era molta attenzione su Cristiano Ronaldo, non tanto perché fosse venuto alla Juventus, quanto piuttosto che si fosse trasferito da un posto all'altro. E quindi appunto perché si parlava tanto di Cristiano Ronaldo e cogliendo l'occasione dovuta a quella che è stato il movimento MeToo, come sapete il movimento MeToo è sorto dopo le accuse da parte di molestie, e in quel caso non parliamo di stupro ma di molestie sul lavoro, abusi, in qualche modo nel mondo del cinema è stato praticamente crollato il muro di omertà ad Hollywood, qui in Italia siamo con riferimento molto a Sargento, ma appunto per i discorsi di Weinstein, ma lo stesso Weinstein è stato accusato da molte altre attrici di queste molestie sessuali sul lavoro, quindi favori e così via. Poi ovviamente ognuno può interpretare come vuole, ma chiaramente sull'onda di questi due fatti, quindi Cristiano Ronaldo che si muove dalla Juventus e Cristiano Ronaldo quindi in qualche modo più vulnerabile, e il movimento MeToo che ha cavalcato l'onda di tutti i problemi di molestie più o meno, senza anche fare distinzione purtroppo, e qui secondo me il problema proprio di questo movimento è stato, non ha fatto distinzione tra quella che può essere una molestia, che è gravissima, e uno stupro che è ben più grave e diverso per circostanze e contesti, nel senso che comunque parliamo di molestie sul lavoro che non scopriamo oggi, cioè il fatto che sia venuto fuori tutto questo discorso qua, non è che, oh aiuto, è così, sono
Sappiamo tutti, o comunque tutti in qualche modo hanno sempre ritenuto che in alcuni ambienti di lavoro ci sono dei favoritismi, dalla quale ci sono da una parte gli uomini che insomma dei porci che comunque approfittano della situazione, e dall'altra le donne che più o meno si lasciano in qualche modo aggirare. Poi ovviamente ognuno sta ad ognuno capire se questo più o meno sia un problema, la colpa di chi sia in questa divisa in questa frangente qua. Tornando al discorso Ronaldo, le mie accuse sono formulate in questo modo qua. Sono un po' diverse da quelle della Mayorga, che accusa di stupro. Ricordiamo che l'accusa della Mayorga, rispetto a quello che sono i giornali in testa del Spiegel, sono diverse da queste accuse che escono dall'Inghilterra, dal Sun, The Sun. Perché da The Sun? Perché il personaggio, la persona, la ragazza che si chiama Jasmine Lennard, ha partecipato al Grande Fratello Inglese, quindi pensate che divinità, insomma, che VIP, che avrebbe avuto anche sempre una decina di anni fa, comunque molti anni fa, una relazione con Cristiano Ronaldo, una delle tante, credo. Credo che la lista di personaggi che si è praticamente fatta, Ronaldo sia molto lunga. Le cose sono diverse perché mentre nella parte c'è uno stupro, qui c'è una specie di minaccia. Il titolo di Sport Mediaset, da cui leggo adesso, è Psicopatico. Mi ha minacciato con foto pornografiche. Lì sui due piedi mi sono messo a ridere perché sembra quasi che abbia preso le foto pornografiche e gli abbia. Ah, una foto pornografica. Lisa Ann. No, non è così, evidentemente. Evidentemente questi due quindi avrebbero avuto dei rapporti sessuali e con delle foto, evidentemente loro pornografiche, nel senso che magari si sono scambiati tra di loro delle foto che anche a Ronaldo, un po' come facciamo un po' tutti, se è chiaro. Quanti di voi da ragazzini non sono scambiato qualche foto così, una mezza tetta fuori, cioè non la mia tetta chiaramente, ma quella dell'altra. E così via. Sono cose che sono normali, poi chiaramente non è normale, non sarebbe normale minacciare di pubblicarle per avere insomma, non so, avere qualcosa in cambio. Quella è la minaccia ed è dal punto di vista penale uno schifo. Però chiaramente quello delle foto pornografiche di per sé non è un problema, ma la minaccia lo sarebbe. Però andiamo con ordine, perché vi leggo quello che ha scritto. Mi ha contattato continuamente negli ultimi 18 mesi, quindi fa riferimento agli ultimi 18 mesi adesso, se, insomma. Ma gli ho risposto che non intendevo essere sua amante. Quindi praticamente, secondo questa qua, Ronaldo avrebbe minacciato con foto pornografiche. Quindi io vado a pensare che le foto siano di loro due, comunque di loro due insieme o di lei appunto come donna, perché voleva Ronaldo che diventasse lei l'amante di Ronaldo stesso. Vabbè, ok. E poi l'affondo. Io non ho paura di lui. Beh, non credo che bisogna avere paura di lui. Comunque. E sì, ho tenuto dentro tutti i suoi sporchi segreti per troppo tempo e ce ne sono molti. Ho le prove per farlo. E adesso farò di tutto per aiutare Kathryn Mayorga, che è appunto l'altra che ha accusato di stupro Ronaldo, nella sua causa per stupro contro Cristiano Ronaldo. La gente non immagina di cosa sia capace se sapesse solo la metà di quello proverebbe orrore. Quindi praticamente tira fuori anche delle accuse senza fondamento, nel senso che non parla di questa accusa. Attenzione che è molto. Io dico sempre che quando si fa un'accusa la si fa per intero. Talvolta le accuse fatte a metà, cioè in cui dico io so delle cose ma non le dico, sono sostanzialmente, non hanno fondamento, cioè non hanno valore. Perché io potrei dire io so delle cose su di te, ti chiami, non so, Damiano. Io su Damiano, su di te so che hai fatto certe cose, ma non le dico. Allora che peso ha? Non ha nessun peso. Quella è la cosa che andrebbe in qualche modo già a minare in qualche modo la credibilità di questa persona qua. Vi voglio far vedere questo tweet qua che gira grazie a, e saluto, ringrazio SGP, bianco nero. Adesso io, questo profilo Twitter di Jasmine Lennard, che si chiamava Queen of the Damned, non c'è più, l'ha oscurato, l'ha tolto probabilmente, le sarà arrivato non so cosa, ma l'ha tolto, e appunto perché iniziava a venire fuori un po' di roba, io non l'ho trovato, l'ha tolto. Il 15 giugno 2018, quindi parliamo di Portogallo-Spagna, World Cup, scrive questo tutto qua che gira, What a night, unreal, so proud of you Cristiano. Quindi praticamente World Cup, Portugal-Spain, Cristiano Ronaldo. Quindi totalmente questa qua, che conosceva Ronaldo evidentemente, per avere un po' di notorietà anche in quel momento là, ha pensato di fare i complimenti a Ronaldo per la bellissima partita che fece Ronaldo contro la Spagna, come ricordate con la tripletta, se non erro, 3-3, insomma, forse quella. E quindi da questo punto di vista, insomma, non sembra una persona che sia stata abusata o comunque minacciata, ma sembra più una persona che conosce Ronaldo, che per un po' di notorietà fa il tweet appunto per far sembrare che sia nella cerchia di ammiratrici e di frequentatrici di Ronaldo e via. Cioè io nel caso fosse stato minacciato o abusato così via, difficilmente farei un tweet di complimenti, magari mi starei zitta perché forse fare tweet di complimenti al proprio violentatore o comunque colui che ti minaccia in questo caso,
insomma, non ha senso perché farlo. Credo che questo sia uno dei casi, e mi ricorda qui molto il caso che colpì Kobe Bryant anni fa, pare che sia Kobe, venne accusato inizialmente da una donna, un po' come è successo con Ronaldo, con Christine Maior, come si chiama, e dopo di lui ci fu un'escalation di donne che accusarono appunto Kobe Bryant di essere molestate. Kobe Bryant, e credo sia lui tra l'altro, è stato poi assolto da tutte le accuse, quindi il fatto non sussiste sostanzialmente. E quindi non è un vendicatore. Come ho detto in altro video, purtroppo però a livello mediatico, quando si espongono le cose così in questo modo, come fanno i giornali, The Sun, e poi rimbalza in Italia e così via, per quanto poi magari fra un mese tutti diranno che Ronaldo, l'accusa di Ronaldo di stupro è stata archiviata, quindi non su, fatto non sussiste, o comunque ha soldo e così via, e lo stesso discorso qua, per quanto poi magari c'è una sentenza, o comunque si metta un punto alla questione, purtroppo il danno all'immagine che ha fatto a livello mediatico rimane. Quello rimane perché la gente, le persone non sanno leggere, non sanno, credo che ci sia un po' di analfabetismo funzionale su questo discorso qua, si fermano al titolone, si fermano alla sola cosa e quando poi pronunciano un giudizio non vanno oltre, non cercano di capire, aspetta, ma qual è adesso la situazione dei fatti? È ancora così o si è evoluta la cosa? Purtroppo ci si ferma alla cosa che dà a livello mediatico di ascolti un'impronta più pesante. E l'impronta pesante la dà Cristiano Ronaldo accusato di stupro. Senza capire intanto che l'accusa non è una sentenza, senza però capire magari quello che è l'evoluzione, quindi quelli che sono i precedenti, il perché, il come si è arrivati e come si evolve la situazione stessa. Purtroppo è questo che è il problema a livello mediatico. E il giornalismo è, come in tutte le cose, anche quando parliamo di discorsi sportivi, sugli arbitri, sul VAR, non va. Il peso del giornalismo è determinante, cioè quando di mezzo c'è la voglia da parte dei media di fare audience e non di fare informazione e di dare diversa rilevanza alle situazioni, in base a quello che poi potrebbe essere appunto l'audience stesso, allora è un problema di per sé e si dilaga quello che è l'ignoranza appunto collettiva. Questo tweet secondo me andrebbe già in qualche modo a scagionare, nel senso che io... Se mi sento minacciato non vado a fare un tweet, perché dovrei fare un tweet in questo modo qua? Non ha senso. Io credo che sia una delle ennesime, una persona, appunto un caso analogo a Kobe Bryant, la mia parere personale, poi ovviamente quello che sarà sarà. E quando si vuole avere un po' di attenzione, chiaramente in questo momento Cristiano Ronaldo da questo punto di vista è molto vulnerabile, per i motivi che ho detto prima, appunto per il momento MeToo. Adesso vogliamo, voglio, sono curioso di vedere quello che sarà appunto la risposta del momento MeToo circa questo discorso qua. E soprattutto sul fatto che è vulnerabile Ronaldo perché è già stato accusato. Non escludo che possa venire fuori qualcun'altra che magari ha avuto una notte di sesso con questo personaggio qua, questo Ronaldo qua, che accusi la stessa cosa per lo stesso motivo, quindi di minacce, di violenza sessuale e così via. Purtroppo un'escalation normale in certi casi, che purtroppo, e questo è un pensiero che credo condividete tutti, insomma, questo tipo, questa maniera di protagonismo di uscire e parlare in questi termini, in modo poco verosimile, così come lo interpretate, va a un po' a minare la credibilità anche dei casi veri, dei casi in cui ci sono veramente delle molestie. Posso pensare a un Bill Cosby. Bill Cosby è l'attore, quello famoso, non mi ricordo come si chiama la serie TV, di quello di colore, che adesso ha 60-70 anni. Attore famosissimo, tra i più amati d'Hollywood per le serie TV, anche qua in Italia. Ed è stato accusato e poi da più donne di averle violentate utilizzando anche praticamente come si chiama? Il cloroformio, insomma, anestetizzandole, comunque addormentandole, e abusando sessualmente di questa donna qua. Molte donne sono uscite allo scoperto, sono fatti che risalgono a 20-30 anni fa, quindi quando era all'apice della sua carriera, e c'è stato appunto un processo, ed è stato accusato, non tanto o solo accusato, ma la sentenza ha detto che Bill Cosby è colpevole, quindi adesso sconterà una pena molto pesante. Ecco, questi sono i casi che devono essere veramente presi ad esempio e valorizzati per lo schifo che fanno, soprattutto, e quindi per quello che è la verità. L'altra sera guardavo, ho girato un attimo su Bruno Vespa e stava intervistando Elena Sofia Ricci, che ha detto di essere stata violentata a 12 anni, quindi era una bambina, quindi parliamo anche di pedofilia, che è anche peggio, da un amico di famiglia e che non ha mai detto le cose tranne ai suoi familiari vicini, quindi non l'ha mai detto pubblicamente per non fare un torto a sua madre, che visto che sua madre comunque era una signora che si sarebbe presa la colpa di quanto è avvenuto a sua figlia da piccola. Questi sono casi da valorizzare e da sensibilizzare perché sono casi veramente veri, tanto perché non c'è sarebbe motivo da parte di Elena Sofia Ricci dire una cosa del genere, una persona assolutamente per bene.
casi da valorizzare e di cui parlare, discutere, sensibilizzare, educare, appunto, come ho sentito spesso dire, su quelli che sono i veri valori, su come ci si comporta con altre persone, quindi tutto il discorso sulle molestie, sulle abusi sessuali e sulle minacce a sfondo sessuale sono sbagliati, ma si possono curare solo grazie all'educazione fin da piccoli dei bambini, in modo che crescano con sani principi. Poi chiaramente resteranno sempre delle casistiche particolari, perché magari ci sono persone anche con problemi, ovviamente anche di testa, che agiscono in un certo modo, ma chiaramente educare è la cosa importante. Però finché si darà, non dico risalto, ma si darà peso, perché è diverso, perché è giusto anche parlarne per poi in qualche modo scagionare Ronaldo in questo caso, e non perché Ronaldo, ma perché comunque deve essere così, e dar peso, rilevanza e dar credito alle persone, alla miriade di donne, bambine, quello che è bambini, anche uomini stessi, che non hanno voce. E quindi dar voce a chi non ne ha e chi ha veramente avuto a che fare con dei mostri. Da questo punto di vista, che potrebbero essere anche minacce non sessuali, non ci sono solo le minacce sessuali, sono tantissime minacce sul lavoro, nella vita a sfondo sessuale o meno. Quindi dare voce veramente a chi ha subito dei torti e non a chi fa passare dei non torti come dei torti per avere notorietà. Questo mi pare un caso abbastanza palese per come l'escalation di cose che sta venendo fuori. E non è un discorso di Juventus, non c'entra nulla il fatto che sia Juventus, non è un attacco alla Juventus, qualcuno dirà, ma è la Juventus solo perché è la Juventus, no, non c'entra niente, qui parliamo di una donna che probabilmente non conosce la Juventus, che si è affidata all'informazione che ha girato un giornale inglese, sa che non c'entra nulla con quelle discussioni interne al campionato italiano, non c'entra nulla la Juventus, parliamo di Ronaldo e di quello che è. Intanto essere andati via da una specie di ala protettiva da Real Madrid, che può esserci sia stata, e non che sia un male, in realtà dovrebbe essere un bene, non perché, non tanto per la censura, quanto perché Real Madrid effettivamente ha preservato la propria immagine, e non è una cosa strana che lo faccia. La Juventus dovrebbe farla, perché comunque alla fine parliamo di immagine, per un club che fa girare milioni, io posso pensare che nel momento in cui non ci siano, ovviamente, in caso in cui Ronaldo fosse veramente uno stupratore e quindi ci fossero dei discorsi legali, è chiaro che devi pagare. Ma nel momento in cui ci sono casi così delicati, in che in realtà non portano a degli stravolgimenti dal punto di vista giudiziario, il fatto che escono a livello mediatico può essere molto pericoloso e danneggiare in qualche modo l'immagine del club. Ben chiaro, quando c'è verità in quanto si accusa, e quindi veramente Ronaldo fosse uno stupratore, non c'è censura che tenga, bisogna condannare e mettere in galera, insomma. Nel momento in cui ci sono discorsi totalmente mediatici come questo, è giusto in qualche modo che si faccia, che se ne parli meno. Ma non è un discorso di censura, è un discorso più di qualche modo cercare di preservare l'immagine del giocatore, che non è tanto l'immagine del giocatore quanto l'immagine del club, perché parliamo di interessi che vanno anche a discapito poi di più portatori di interessi, non solo del Ronaldo stesso. Queste cose qua sono cose che possono fare male. E come ricordate, anche quando gli sponsor si allontanarono all'entrata da Ronaldo nel brevissimo tempo dopo il discorso Maiorga, fu un potenziale danno economico. Poi tornare indietro perché capirono anche loro che fosse un po' una puttanata. Però avete capito, è molto importante anche come si dà risalto a queste notizie qua, perché i danni possono essere tanti e per molti. Detto questo, vediamo cosa succederà. Secondo me andrà a finire tutto in un non nulla, perché come avete visto la notizia di Maiorga e dello stupro, e dopo 2 settimane già non se ne parlava più, adesso tutti sono dimenticati. Però vediamo le evoluzioni e aspettiamoci, secondo me, altri personaggi che escono, perché solitamente, appunto, se succederà come con Kobe Bryant, il polverone sarà tanto, però alla fine potrebbe anche finire un nulla di fatto. In ogni caso, niente, questo era un discorso che andiamo un po' fuori dal discorso prettamente calcistico, ma che può essere uno spunto di riflessione per voi, perché io sono veramente sicuro del fatto che, appunto, come ho detto prima, sia giusto parlarne. Soprattutto per poi dar risalto alle vere vittime conclamate, cioè che sono accertate di stupri, di molestie e così via. Loro hanno bisogno di voce e non personaggi che hanno bisogno solo di notorietà. Quelli non hanno bisogno di voce, ma è giusto parlarne e condannare un certo modo di uscire, di pubblicare certe cose, come in questo caso, per dar voce invece a chi veramente ha bisogno. Ecco, loro hanno sempre bisogno e quindi cercare di sminuire, non sminuire, ma di insomma, un po' dividere le due cose, ecco, cercare di capire ciò che c'è di vero e di non vero in tutte queste vicende, perché sono delicati come argomenti. Forse come sempre, e alla prossima. Ciao. Ale, Ale.